Ciao oh, ragazzi, bentornati ad un nuovo video e come direbbe qualcuno in un film famoso di cui non ricordo il titolo. Oggi è un bel giorno per morire. Perché vi starete chiedendo perché posso farvi finalmente dopo mesi un annuncio. Ah, oh, Dio, liberatorio, liberatorio, è una roba che volevo annunciarvi da un sacco di tempo. E perché a quanto pare i miei video motivazionali di training autogeno su come darsi un calcio in culo da soli hanno finalmente funzionato su di me il giorno 21 marzo 2022 esce un nuovo singolo yeee yeah! nuovo oddio probabilmente già lo conoscete ci ho fatto una serie a dicembre durante il vlogmas mi avete visto registrarlo mi avete visto mentre andavamo in studio a mixarlo e finalmente sono riuscito a girare il video ufficiale e il 21 marzo ve lo beccate. Il pezzo si chiama Se tu te ne vai, lo trovate dal 21 marzo, dalle 00.00, quindi da mezzanotte del 21 marzo, Marzo, su tutte le piattaforme online, quindi Spotify, Apple Music, quello che volete, potete presalvarlo su Spotify. Credo già da ora. Mi hanno detto che la roba è attiva, però io non mi sono neanche preso la briga di andare a controllare. Ve lo metto in sovraimpressione se possibile. E alle 18, lunedì 21 marzo, su questo canale YouTube, dove siete ora, troverete il video ufficiale ed è un video di cui vado molto fiero. Finalmente posso dirvi anche questa cosa, prima me la sono tenuta perché non sapevo come sarebbe andata, non sapevo neanche se l'avrei fatto uscire grazie mia pigrizia. Uh, questo pezzo è registrato con il mio amico e vecchio amico del canale, anche vecchio conoscente vostro, Agostino Marangolo alla batteria, conoscete tutti ormai tra i più grandi batteristi italiani, Pino Daniele, Goblin, Napoli Centrale, Irene Grandi, eh, Cocciante, chi più ne ha più ne metta, ha fatto più cose lui che il governo negli ultimi vent'anni, probabilmente. Ma, cosa più figa di tutte, per fare questo video mi è venuta un'idea abbastanza folle. Ci siamo trasformati in dei pupazzetti Lego. Sì, già. Piccolo spoiler tra tre... 2 1 Ah ragazzi voglio specificare quella non è computer grafica non è animato al computer ci sono veramente le minifigures lego di me e agostino che io ho animato a mano frame by frame ecco eh, c'è anche il Nome dietro mi è un po' difficile far vedere in camera, però guardate che fighe! questo ovviamente, poi la porto e magari vi faccio anche fare un salutino là. Ah, che bello! Io non ci somiglio. Lui sì, lui tanto, io non, non ci somiglio per niente. Però, vabbè, questo qua questo qua ci hanno passato. Strabelle Strafelice. Sono veramente contento perché è un pezzo registrato veramente con tutti i crismi dell'home recording. Vi ho fatto vedere ok, siamo andati a mixarlo in studio, però un mix già c'era quando l'ho portato, quindi non era un pezzo che non si potesse mixare in casa, semplicemente non avevo tempo di farlo. Ehm, registrato ovviamente in casa la mia voce registrata in questa stanzetta la batteria l'abbiamo registrata in, in una stanzetta che Agostino ha per suonare giù da lui. Tutto molto casereccio, nessun set di microfoni super costoso, nessuna scheda audio, anzi, forse un video. Forse un video. Eh, se ce l'ho, ve, ve lo faccio partire adesso. Comunque niente di assolutamente costoso, niente di assolutamente fantasmagorico. Un set di, micro di microfoni classicissimo che passavano in una scheda audio ed entravano nel mio MacBook che è qui in Logic. Allez. Quindi home recording a 360 gradi è veramente un bel traguardo, cioè, significa che potete mixare bei pezzi. Oddio, bei pezzi, me lo sto dicendo da solo, me lo direte voi il 21. Potete mixare pezzi che suonano bene anche standovene tranquillamente a casa. Tranquilli, si può fare. Basta studiare e basta metterci passione tanto, 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 tanto tempo. Tanto tempo. Io vi lascio in descrizione il link per presalvarlo su Spotify su Apple Music. Non credo che questa cosa si possa fare, però se si può fare, vi lascio anche quello per Apple Music. E quando esce il pezzo, seguitemi su Instagram, taggatevi, vi, vi riposto. No, non so se, se è una cosa che abbia senso, però vedo che lo fanno tutti. Quindi, vi riposto, faccio anch'io queste, queste cose. Non, non so come si promuove la musica. Io faccio uscire musica che ascoltiamo in 100 barra 1000 persone. Non, è, è la prima volta che faccio queste cose. Quindi sono imbranato anche su quello. però taggatemi, vi, vi riposto. Credo che sarà disponibile per la prima volta anche su Instagram quindi potete usarlo per fare le vostre stories è un pezzo rock barra country triste vi faccio partire 10 secondi di spoiler tanto non ho embargo non ho niente 10 secondi di spoiler del pezzo che ho perso Sono stati i 10 secondi più belli della vostra vita, eh? Scherzo, scherzo. Ok, ragazzi, scusate, ma oggi sono felice ed emozionato, quindi eh, meglio se la chiudo qua, se no tra un po' mi spoglio e comincio a ballare sui tavoli. E niente, sono contento finalmente anche per questo 2022 di aver cacciato fuori. Qualcosa, spero che il pezzo vi piaccia. Spero lo ascolterete con piacere. Fatemi sapere cosa ne pensate quando esce. Io continuerò a rompervi le palle da qui fino al 21 marzo. Vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale. Eh, sia per guardare il video quando uscirà, vi prego, ci ho perso tre notti per fare quel video, vi prego guardatelo, sia vi invito ad iscrivervi al canale di Agostino che è sempre tanto caro, tanto gentile, io gli spacco la minchia, lui si fa coinvolgere alla cieca in queste mie cazzate, quindi seguitelo, supportatelo, eh, fategli sapere che è un santo. Ok ragazzi è tutto, dovevo darvi solo questa notizia, sicuramente ho dimenticato qualcosa, mi verrà in mente più tardi e noi ci vediamo ad un prossimo video che sarà il 21 marzo, video con i lego animati. Io sto ancora sclerando, lo vedete? Lo vedete lo sclero nell'aria? Lo vedete che non sono più la stessa persona da una settimana a questa parte? Questo qui non è un sorriso, questa è una paresi facciale, io ho una nevrosi, ho i nervi perché dovevo... Pazzetto, foto, muovi il braccio del pupazzetto, foto. Considerate che per fare un secondo di video servono 24 foto. Facciamo un calcolo: la canzone la sì, sì, dura 3 minuti: 3 diviso 60, no, 3. Per 60 ci manca anche la matematica oggi. Sono 180 secondi. 180 per 24 sono 4320 foto che io ho scattato per animare quel video. Quindi abbiate pietà di me. Sono, sono esaurito. Sono un uomo consumato dentro ormai. Guardate quel dannato video. Vi prego. Ci vediamo il 21. Ciao.